Ciao a tutti ragazzi, sono di Trago, siete in questo nuovissimo video. Allora ragazzi, oggi siamo su Clash Royale. Oggi andremo a fare un pochino di cosette, signori, ma prima di cominciare una cosa super importante. Come avete visto poche ore fa, ShiftPat, strettissimo collaboratore con 2 milioni di iscritti su YouTube, ha caricato un video, ragazzi, facendo vedere le stesse immagini che questo ragazzo russo è riuscito a svelare mettendo mani nel codice del gioco. Quello dove ho fatto vedere, ragazzi, le nuove truppe con sopra la scritta del suo sito. Siccome ormai stavano girando dappertutto sul web, la Supercell ha deciso di dire a ShiftPat: ok, vai ormai e caricale. Però, in un commento ShiftPat sotto al suo stesso video ha scritto che stanno girando anche dei video gameplay di queste nuove carte, che purtroppo però la Supercell ha deciso di penalizzare chiaramente tutti quelli che vanno a caricare su YouTube questo video, perché ovviamente le carte non le hanno ancora svelate. In questo video, ragazzi, ci sono praticamente gameplay di tutte e tre le nuove carte, che purtroppo ovviamente non caricherò e non ho intenzione di caricare qui sul canale, altrimenti la Supercell manda l'avvertimento, ragazzi, e va incontro al copyright della Supercell. Qui sotto però, ragazzi, vi lascio il video di questo gameplay, perché ormai sta girando, quindi a sto punto, se volete guardarlo, trovate qui sotto il link in descrizione. Vi dico solo che queste nuove truppe sono veramente una figata, soprattutto l'incantesimo nuovo, ovvero l'incantesimo cimitero. Oggi cosa facciamo in questo gameplay invece? Parliamo di cose serie, parliamo di cose invece legali, oggi giochiamo con un deck con il mini sgherro. Ma prima di cominciare a giocare con il mini sgherri, ragazzi, con un deck che ho creato, che sto ancora cercando di mettere su un deck decente con la nuova truppa, prima di cominciare, ragazzi, direi che possiamo andare a shopparci le 100 carte del Mega Sgherro, questo pacchetto di Mega Sgherri. Qui, ragazzi, c'ho la ricompensa, ovvero l'offerta speciale da 10 euro con il bolle magico. Però non lo aprirò. Perché non lo apro? Perché siccome è uscita solamente una carta su 4, quindi altre 3 devono ancora essere inserite, e il Dragon uscirà praticamente tra 8 giorni, ho deciso di aspettare 8 giorni affinché esca il Dragon Infernale. Così andremo direttamente a fare questa offerta, a shoppare questa offerta, e chissà che magari abbiamo culo e troviamo il Drago Infernale. Andiamo subito a comprarci, ragazzi, questo pacchetto. Direi di subito di cominciare. Acquista, quindi, acquista pila, acquista la 100 Mega Sgherri per 150 gemme, sì, tac. Così andiamo, ragazzi, ad alzare il nostro Mega Sgherro. Direi subito di alzarlo. Intanto spero che l'oro, no, ok, l'oro non mi basta, chiaramente, 2000, anzi no, va bene, dai, 5, ce l'abbiamo al 6, perfetto, ragazzi, meno male, l'oro è bastato. Ero a 100.000 di oro, sono chiaramente sceso perché ho alzato un bel po' di truppelle. Questo è il deck, ragazzi, con il gigante scheletro e il boscaiolo, chiaramente il mini sgherro, adesso livello 6. Cominciamo subito a cercarci una partitozza e vediamo come va. Intanto ho fatto anche il livello 10, finalmente. Allora, ok, questa volta è livello 10 come me, attenzione, devo stare attento. Ok, ha messo la sua fornace. Ci mettiamo qua la scarica, non li voglio, quei livello 9 fanno malissimo. Ci buttiamo già il nostro gigante scheletro in questo modo. Allora, vediamo un po'. Vediamo se riusciamo ad arrivare fin là, ragazzi. Vediamo. No, ok, mini pecca, benissimo. Ok, mini pecca pure io. Tanto i suoi due arcieri vanno ad esplodere. Ok, benissimo. Abbiamo messo questo qui. Attenzione, si avvicinano i piccoli spiritali di fuoco. Allora. Ancora nessun danno tolto a nessuno dei due. Quindi ci mettiamo qua la palla di fuoco leggermente in avanti, così li facciamo fuori. Il suo coso da là. Ok, si avvicina con il domatore, attenzione, ci manda il mio boscaiolo, due colpi me li fa sicuro. What? Ok, ho usato la gelo. Ok, benissimo. Allora, il mio boscaiolo sta per crepare, ragazzi, però purtroppo non posso ancora accompagnare niente al nostro boscaiolo. Quindi, per il momento lo lasciamo crepare, non importa. Ci mettiamo qua il nostro Mega Sgherro livello 6, attenzione. Facciamo fuori, quindi, in maniera molto easy la sua Valchiria. Ci mettiamo i nostri Spear Goblins assieme, ragazzi, al nostro Mega Sgherro. Ci mettiamo anche, ragazzi, la nostra principessa qui dietro. Vediamo se riusciamo ad arrivare fin lì. No, purtroppo no, ragazzi, la vita purtroppo è bassa del nostro Mega Sgherro. Attenzione, arriva il mini pack, quindi anch'io difendo con il mio mini pack in questo modo. Ok, fatto fuori. Ok, ragazzi, aspettiamo di caricare Elisir e vediamo come va. Allora, il mini pack si sta avvicinando alla sua torre. Vediamo se è un colpo. Sì, bravissimo, 1600, grande. Adesso userà sicuramente la gelo, quindi tac, in questo modo. Oh, l'ho messo in ritardo, ragazzi, mi si è collaggato leggermente. Ora, l'ho messo in ritardo, ragazzi, purtroppo. Allora, 1400, ok, va benissimo, vai tranquillo, tac, facciamo così, non ho la principessa, purtroppo. Sto sprecando un po' troppo elisir, meno male che abbiamo la doppia produzione. Ok, 1446 contro 1466. Ok, via con la principessa da questa parte, tac, vediamo se riusciamo, ok, meno male.
con il livello 9 riusciamo a shottarla. Ok, benissimo. Allora, facciamo una cosa. Ci mettiamo qua il mini pack. Adesso ci prepariamo con il nostro gigante scheletro. Arrivata l'ora praticamente. Gigante scheletro, via. Gigante scheletro. Poi mini sgarro di qua. Ok, mini sgarro fa fuori il suo mini pack. Benissimo. Poi. Ci mettiamo la scarica. No, ho buttato la scarica. Volevo buttare. Maledizione, volevo buttare il boscaiolo. Vabbè, non importa. C'è andata così. Allora, adesso il nostro lo gigante scheletro scoppia, fa il casino. Tac, ok. Principessa, ragazzi, sta attaccando. No, ok, sta attaccando la Valchiria. La Valchiria si sta avvicinando adesso. Attenzione. Ci mettiamo qua, ragazzi, il mega sgarro. Mi preparo con la scarica, chiaramente. Tac, riusciamo a fermare anche il suo domatore, oppure no. Ok, di poco. Ok, mi ha tolto solamente un colpo, meno male. Allora, via con il gigante scheletro di nuovo. Vediamo cosa succede. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Intanto il mio mega sgarro sta facendo fuori gli sgarri, meno male, che stanno attorno al mio gigante scheletro. Ci stiamo avvicinando, ragazzi, ci siamo quasi. Dai che ci siamo quasi, cavolo, su. 700 di vita, dai, possiamo farcela, possiamo farcela. Andiamo con calma. Allora, principessa. Vediamo se, ok, va bene, non importa. Ok, meno male, possiamo fare così. Tac, facciamo così. Allora, tac, vediamoci se il mio pack riusciamo a far fuori. Ok, meno male. Ok, ragazzi, ci siamo. Vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Boscaiolo, dai. Boscaiolo e dietro due principesse. Ma il mio sgarro purtroppo non è riuscito a fare un granché. Attenzione, ci stiamo avvicinando alla sua torre. Eccolo qua. Ci siamo, vai boscaiolo. Tac e tac. Ok, meno male. Siamo riusciti, ragazzi, a portarci a casa la vittoria. Facciamone un'altra immediatamente. 2629 trofei. Via, ragazzi, e vai. Allora, vediamo un po'. Livello 9, Nazark 89. Allora, che cosa possiamo combinare? Vediamo un po', facciamo così, Spear Goblins, vediamo se riusciamo a togliere quei primi punti vita alla sua torre. Ok, arriva con il domatore. Io intanto voglio fermare, non voglio che mi faccia troppi danni, almeno solo un colpo va bene, solo uno però. Ok, meno male, solo uno. Mega sgarro con dietro principessa, vediamo cosa succede, ragazzi. Intanto ci butto anche la mia palla di fuoco. Vediamo se riusciamo a fare tempo. No, il mega sgarro non fa in tempo. Ok, non importa. Mini pack mi fa fuori proprio malissimo la mia principessa. Quindi mi tocca anch'io mandare il mio bellissimo mini pack. E aspettiamo di caricare l'Isera. Intanto la sua torre scende a 1821 da 2400, se mi ricordo. 2300 mi sembra. Mandiamoci qua gli Spear Goblins, altrimenti gli sgarri ci fanno malissimo. Tac, mi tocca usare la scarica. E aspettiamo di nuovo di caricare l'Isera. Attenzione, domatore più gelo. Un altro con domatore e gelo. Devo cercare un modo, ragazzi, di far funzionare questi sgherri. Perché, ragazzi, a livello basso non sono granché. Anche se a livello 6 non è che sia così basso, però. Allora, siamo pronti, signori. Facciamo una bella cosa. Mega sgherro. Poi, gigante scheletro, perché sicuramente manderà il mini pecca di nuovo. Quindi, questa volta facciamo così. Ok, meno male, non mi ha preso il... Che culo, non mi ha preso il mega sgherro. Via, ragazzi, principessa dietro a tutto quanto. Vediamo cosa succede. Dai, su, fate fuori quella dannata torre bombardiera. E avviciniamoci, no, purtroppo no, perché c'è il mini pack, chiaramente. Quindi facciamo così, tac. Ok, ragazzi, vediamo se il nostro mega sgarro con il mini pack riusciamo a raggiungere la torre. Attenzione, via con la scarica, tac. Che culo, ho deciso un momento perfetto. Attenzione, 74 di vita, tac. Principessa grandissima con mega sgarro e mini pack. Bella, ottimo. 2 secondi e abbiamo la doppia produzione di Lesir, tac, eccolo lì. E ora, ragazzi, di attaccare dall'altra parte. Boscaiolo da questa parte, attenzione. Ok, si avvicina ancora con il domatore, quindi aspettiamo che butti la gelo, aspettiamo se le butta, ok, ci mettiamo qua, ragazzi, il nostro mini pecca. Intanto di là sta morendo il nostro bellissimo, di qua ci mettiamo la principessa, dobbiamo stare attenti a quei 958 di vita rimanenti. Intanto ci butto qua, ragazzi, il gigante scheletro, tac, anche se forse, ok, meno male, non indietreggia. Poi, vediamo un pochino, Spear Goblins di qua, ok, poi boscaiolo e mega sgherro, via, così, ok, benissimo. Intanto il nostro mega sgherro vuole fare l'HB e va verso la torre principale, ok? Intanto, ragazzi, bravissimo che è scoppiata la bomba praticamente vicino alla sua torre. Vediamo se riusciamo a fargli fuori anche... No, non riusciamo, non ce la facciamo, intanto il domatore volevo... ragazzi, intanto di là sono rimasti 200, 133 HP. Ottimo, ragazzi, mi piace, non è male come deck in realtà. Anche se chiaramente si possono fare delle modifiche. 2658 trofei, ragazzi. Ci siamo. Ovviamente si potrebbe modificare, come ho detto pochissimo fa, questo deck. Consigliatemi, secondo voi, cosa mettereste al posto di cosa. E fatemi sapere se anche voi avete trovato un deck buono con il mega sgarro qua sotto, ragazzi, nei commenti. Grazie mille per la visione, signori. Ci vediamo dunque con un altro nuovo video, con un altro deck diverso da questo. Sempre con il mega sgarro livello 6.
Grazie per la visione e ci vediamo molto 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 presto. Ciao ragazzi.